videogiornale dell'Ecovicentino, le notizie più importanti della giornata di oggi. Iniziamo da Asiago, tempesta di neve, caos, curiosi in altopiano, chiuso il costo e la Bassano Asiago. La nevicata incessante di ieri, la bufera nella notte, i fiocchi copiosi che continuano a cadere sull'altopiano di Asiago stanno creando notevoli disagi. La neve ha già raggiunto il metro e ha costretto la provincia a chiudere la strada provinciale del costo ai non residenti. Il problema è infatti la quantità di traffico di curiosi che si muovono sull'altopiano in barba alla zona rossa. Nessun divieto per chi invece dovrà lasciare Asiago e gli altri comuni per scendere verso valle. Passiamo a Thiene, il ricordo dell'alpino Miotto è privato 10 anni fa la morte del soldato in Afghanistan. Cadde con la sua divisa da caporal maggiore degli alpini indosso Matteo Miotto, era il 31 dicembre del 2010 e da quel tragico giorno nell'anniversario ogni anno una commemorazione rende omaggio al ragazzo di Thiene di soli 24 anni caduto sotto il fuoco talebano. L'altro giorno in cimitero è stata deposta anche una statuina di presepio che teneva in tasca nella mimetica. Montecchio Maggiore, mattanza di ovini sotto i castelli, lupi in agguato, uccisi 17 capi tra agnelli e pecore. Ci sarebbero davvero pochi dubbi sul responsabile della strage notturna di ovini custoditi in un allevamento sulle colline castellane avvenuta tra il 30 e il 31 dicembre scorsi. Una trentina di animali sono stati sorpresi da un predatore che ha lasciato come firma i morsi sul collo e le orme sulla neve. La scoperta la mattina successiva al blitz lupesco. Ritorniamo a Thiene, pronta la piastra polivalente attrezzata per parkour e fitness, ora skatepark e campetto. Grazie a un investimento di 130.000 euro da parte del comune di Thiene è stata ultimata ed è già a disposizione dei cittadini del quartiere La Piastra in area Vianelle, in via Trentino, in particolare dei più sportivi tra loro, visto che la piattaforma è stata arricchita di attrezzature per il fitness, il parkour e in generale per fare movimento e attività fisica all'aria aperta. Parola ora alla nostra redazione nazionale Covid. Speranza firma l'ordinanza. Gli impianti sciistici riaprono il 18 gennaio. La stagione sciistica non ricomincerà il 7 gennaio. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha infatti firmato l'ordinanza con cui si differisce la riapertura degli impianti sciistici dal 18 gennaio 2021. Passiamo allo sport. Inter smentita la cessione della società. In Premier League invece rinviata per Covid Burnley Fulham. Alla vigilia della 15ª giornata di Serie A a tenere banco è il mercato. Quello dei calciatori che apre ufficialmente lunedì prossimo e anche quello degli assetti societari. È di questa mattina infatti l'indiscrezione, o meglio dire la voce, che vorrebbe un cambio di proprietà all'Inter. Ancora cronaca Covid-19, c'è incertezza sulla riapertura del giorno 7. La scuola in presenza al 50% per tutto il mese di gennaio. È tanta l'incertezza sulla riapertura prevista per il 7 gennaio. Molto probabilmente torneranno le fasce nelle regioni, ma tecnici e governo devono decidere il colore tra giallo, arancione e rosso. Chiudiamo oggi con l'economia, saldi 2021, la ripartenza a singhiozzo, tra chiusure e crollo dei fatturati. Parte oggi a singhiozzo la stagione dei saldi invernali in Val d'Aosta, Basilicata e Molise. Il 4 è la data scelta della Calabria e dell'Abruzzo, più avanti tutte le altre regioni italiane. Con questo per oggi è tutto, augurandovi ancora buon anno, la redazione dell'Ecovicentino vi dà appuntamento alla prossima edizione.